devo dire che con Maria Rosa e Michele c'è stato veramente un percorso intenso, dettato soprattutto dal grande senso di responsabilità che ci ha portato oggi qui a formare questa squadra con dei ragazzi formidabili. Noi abbiamo riflettuto, pensato, condiviso, confrontato tante idee ed ovvio che nella nostra situazione forse eravamo sul punto di dire vabbè, lasciamo stare, ormai noi abbiamo il nostro lavoro che ci prende, la nostra vita, le nostre famiglie. Poi ad un certo punto abbiamo detto non è giusto, non è giusto perché noi dobbiamo creare questa nuova classe dirigente, come ha detto Maria Rosa, dobbiamo dare impulso ai nuovi ragazzi di portare avanti Montesarchio con le idee migliori, che saranno anche migliori delle nostre, e noi a loro dobbiamo dare spazio, non dobbiamo far sì non dobbiamo fare in modo tale di utilizzarli e poi porci sempre noi avanti. No, devono stare loro avanti. Noi dobbiamo essere una loro guida, dobbiamo essere persone che dovranno solo trasferire l'esperienza che abbiamo avuto la fortuna di cumulare con persone che ci hanno dato la dignità di fare politica. E quindi a questo punto mi riferisco al nostro grande amico veterano Michele Tangredi, che invito qui, compagno di questa grande avventura preparatoria, dove in realtà posso dire lui non era più intenzionato a far nulla, un po' come ho predetto, perché insomma c'era un po' quella demotivazione, ma io ho insistito tantissimo, perché ho detto se ci sono persone come te che la pensano al mio stesso modo, al modo di Maria Rosa, forse qualcosa possiamo ancora regalare in termini di contributi positivi. È ovvio che poi questo sarà da vedere l'11 giugno, ma noi auspichiamo, ci spenderemo per le nostre idee, e quindi in questo io farei un grande applauso a Michele che ha accettato questa sfida insieme a me. Non faccio scena. È vero, la Marcella ha detto giusto. Volevo fermarmi, volevo riposarmi, perché questi 5 anni non mi hanno creato nessuna nostalgia di poter sedere su di una poltrona ovattata. Ringraziando il Signore, a casa ne ho più di uno di poltrone. Ma ho ritenuto opportuno, spinti, credetemi, anche da questa linfa nuova che si è venuta a creare qui a Montesarchio, tanti di questi bei giovanotti uniti, schietti, sinceri, limpidi, genuini, permettetemelo di dirlo, sono stati loro a darmi quella motivazione giusta ad essere presente qui stasera. È come un figlio che si rivolge al proprio padre e dice: papà, ho voglia di fare questo, mi stai vicino. Cosa fa un cuore di padre? Lo abbandona? No, gli sta vicino. E responsabilmente ho dato le mie adesioni di stargli vicino. È facile sfuggire dalle responsabilità, lo sappiamo fare tutti, ma difficile è quello di proporsi nel meglio. Ripeto, è facile fuggire dalle responsabilità, lo sappiamo fare tutti, ma è bello essere presenti, perché emozionarsi dà il coraggio. E il coraggio questi giovanotti lo hanno avuto. In questi tempi chi si propone a reggere la res pubblica, la cosa pubblica, non è facile. Ci sono tante di quelle difficoltà giornaliere che bisogna fare i salti mortali per poter dare le giuste risposte alle aspettative, alla quotidianità della vita, della giornata. È stato anche molto bello, credetemi, una linfa giovane che hanno fatto tutto loro, hanno loro preparato il tutto, hanno loro preparato il programma elettorale, hanno loro preparato i siti web,
hanno fatto tutto loro. Hanno creato il logo ed è stata una loro scelta a dire iniziamo dalla zona alta. Perché? Perché forse per stringerci in pochi metri quadrati, in modo tale che all'esterno a valle si dice la piazza è piena? No, non abbiamo bisogno della piazza piena e non abbiamo bisogno neanche dei grandi portatori da essere presenti in lista. I grandi portatori che sono buoni solo a portare consensi, ma che il giorno dopo le elezioni per 5 anni spariscono, il popolo di Montesarchio non li vuole. Il popolo vuole persone che quotidianamente si calano nella quotidianità, nella realtà dei problemi. E questi giovani, ripeto, sono stati coraggiosi. Ed è per questo che dobbiamo stare tutti vicino a loro. Non badate, ripeto, non lo dico per un modo di dire, non badate la mia persona in questa tornata elettorale. Votate la lista, date il consenso a questi giovani, dateci e diamogli le motivazioni giuste per poter proseguire il loro cammino e per portare avanti la loro aspettativa di vita, quelle del benessere, e mettere a servizio di questo paese le loro competenze. Si sta facendo in questi giorni girano tante di quelle voci, è una lista debole, abbiamo già vinto, abbiamo già perso, qualche voce solitaria che dice addirittura è momisa la pazziarella mare e creature, qualcuno che si diverte, ehi, e a doci rimabbia. A doci rimabbia. Ma forse non hanno letto questi giovanotti, i nostri giovani candidati, laureati e laureandi, persone presenti nell'associazionismo, giovanotti che hanno tanta vitalità da vendere. Guardate un pochettino nelle loro liste chi ci sta. Questa è la nuova classe del domani. Abbiamo creato un capitale umano che, credetemi, farà certamente bene a questo paese. E questo incoraggiamento, io non voglio stare qui adesso a polemizzare su ciò che si è fatto, su ciò che non si è fatto, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, quelli di prima non erano buoni, quelli di prima, mi intendo all'amministrazione Izzo, che certamente sarà un'amministrazione che in questa tornata elettorale sarà riscattata. Credetemi, avremo un riscatto morale. Ripeto, credetemi. E dovete essere voi i missionari di questo progetto, perché loro hanno un progetto, e un progetto senza il sostegno, senza la vicinanza, non va da nessuna parte. Dovete ramificarvi sul territorio, dovete toccare in lungo e in largo ogni punto della città, dovete far conoscere il progetto di questi giovani, perché c'è tanta gente che ci sta aspettando, sì, è vero. C'è tanta gente che ci sta aspettando, c'è tanta gente che è rimasta delusa e vuole quella giusta motivazione per poter ricambiare quella cortesia che è stata fatta 5 anni fa, una cortesia, credetemi, la cortesia che si dà con il voto, una cortesia che è stata tradita, una cortesia che non è scaturita dal proprio cuore. E quindi è questo che noi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti a tutto questo. Le problematiche, cosa si è fatto, cosa non si è fatto, non voglio calarmi nelle problematiche dei problemi. C'è tempo, è solo un'anteprima di parte, è solo un inizio adesso. Abbiamo fatto tanto, dice il manifesto che affiggono i nostri amministratori. Non avete fatto niente di strano. E guai se non l'avreste fatto, perché ogni amministrazione prosegue il lavoro, il cammino
della precedente, porta avanti tutte quelle progettazioni, tutti quegli interventi che aspettano il momento opportuno per essere finanziati, perché per avere un finanziamento, credetemi, ce ne vuole. Può darsi che qualche intervento che loro adesso hanno messo in cantiere sarà, ne beneficeranno i prossimi che governeranno questo paese. Quindi cosa devo dirvi? Non credo che vi stia stancando, no? Posso proseguire oppure? Posso proseguire? Proseguo. Noi, e non è retorica, saremo la vera novità. Perché nel silenzio dell'urna ci sarà una sorpresa. E loro stanno lavorando in silenzio. Il silenzio li sta accompagnando passo dopo passo. Perché a fare rumore sarà il successo. Quindi, al di là delle chiacchiere, noi facciamo i fatti. Bravo! Fatti con molta semplicità, con molta dimestichezza negli interventi e con molta dimestichezza nel porsi alla gente. Noi abbiamo intercettato con la presenza di questa lista una rabbia che si è venuta a consolidare nel corso di questi 5 anni trascorsi. Perché il cittadino non ha bisogno delle grandi opere, di interventi strutturali, ci vuole anche quello, ma ha bisogno della parola e dell'ascolto, che è mancata, ha bisogno del contatto umano, ha bisogno che perlomeno una volta al mese il cittadino riceva un buongiorno. Tutto ciò non c'è stato ed ecco che è scaturita la rabbia del cittadino. È scaturita la insofferenza. Sono scaturite tante di quelle cose perché ed è venuta alla mente della gente tutte quelle false promesse che sono state la causa delle intercettazioni del voto. Un voto, ripeto, non dato con il cuore. Ma noi questa volta certamente sono certo che i nostri voti saranno voti liberi. È il cuore che accompagnerà la nostra mano, la vostra mano. E saranno tutti voti puliti, nel vero senso della parola. Perché è il cuore che li metterà nello scrivere. E con questo voglio lasciare la parola al nostro sindaco e che il 10 maggio Montesarchio, il 10 giugno Montesarchio possa avere un sindaco donna. Grazie e viva Montesarchio. Grande Michele.